Eccoci qua. Buonasera, benvenuti a tutti. E cominciamo questo incontro di preghiera la domenica dopo Ferragosto, una cosa grandiosa. Ricordo che si possono fin adesso mettere qui sull'altare fotografie, intenzioni di preghiera scritte, che poi pregheremo direttamente sulle persone che portate nel cuore in un momento di questo incontro. Cioè, sempre, appena sono sull'altare, già sono oggetto delle nostre preghiere. E vogliamo accoglierci accanto. Io sei con te. Bene? Allora, il canto, a parte è semplice, c'è cioè la memoria, se no per quelli che non lo conoscono, è il numero 31. Dio sia con te, Dio sia con te. Con te, alleluia. Dio sia con te, da ora e per sempre. E se noi più non ci vedremo, se poi noi più non ci saremo, Dio sia con te, da ora e per sempre. Con te, Dio sia con te, Dio sia con te, da ora e per sempre. Con te, Dio sia con te, Dio sia con te, da ora e per sempre. Si lavora per Gesù, egli è sempre qui con te. Dio sia con te, da sempre. Dio è con me. Dio è con me. Dio è con te. Dio è con te. Dio è con noi.
Dio è con noi da ora e per sempre. Dio salva me. Dio salva me. Dio salva te. Dio salva te. Dio salva noi. Dio salva noi da ora e per sempre. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ora ci salvi, quando noi apriamo il cuore a te, quando noi finalmente, dopo che tu per tanto tempo bussi alle porte del nostro cuore, ci arrendiamo a te, ti apriamo la porta, ora questo è il momento della salvezza. Lode e gloria a te, oh Signore. Signore, non vogliamo essere soli qui, vogliamo che sia a pregare con noi innanzitutto la tua Madre Santissima, che vogliamo al centro di questa assemblea. Qui con le persone presenti, qui c'è un'assemblea molto più allargata con tante persone che in questo momento sono connesse ad internet e pregano con noi da diverse parti d'Italia. E alcune persone sono qui veramente in combattimento spirituale perché stanno pregando per grazie molto grandi, per se stesse, per i propri cari. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E la parola si fece uomo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa pregate con noi, angeli del Signore. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo, San Raffaele Arcangelo, santi tutti di Dio. A te fidiamo questo incontro, Madre Teresa, che sei nostra patrona, e tutto sia nella tua carità estrema verso i piccoli, i più poveri del mondo, quelli per i quali ti sei consacrata al Signore e per i quali hai speso la tua esistenza su questa terra. Madre Teresa, prega per noi. E voi, o fratelli e sorelle, piccolini, che ci avete aiutato nell'incontro con il Signore, e avete compiuto il cammino della terra in maniera meravigliosa fino al sacrificio, pregate per noi. E da questi tanti santi, uno più bello dell'altro, uno più santo dell'altro, il piccolo Nicolas, che per rivelazione divina ha saputo che sarebbe diventato il bambino delle guarigioni. Invochiamo su questo incontro, perché con le sue preghierine perfette, nel suo sacrificio fatto in corrispondenza, in obbedienza alla chiamata del Signore, possa svolgere la sua missione in mezzo a noi ed essere canale di grandi grazie per coloro che ne hanno bisogno. Amen. Benissimo. Ecco. Adesso quindi, dal punto di vista spirituale, non so se avete fatto mai questo pensiero, siamo in un momento dove il mondo c'è la sua massima espressione, Ferragosto, il culmine delle vacanze, è sempre stato così, anche se poi adesso le vacanze sono più distribuite prima, un po' dopo,
Ma Ferragosto è sempre stato il culmine delle vacanze, dice, il giorno, la più feria delle ferie. E dove per ferie si intende che non si lavora ma ci si diverte, non si lavora ma si mangia e si beve. Se siete al mare, in montagna, ma c'è il massimo qui nessuno pensa a Dio. Quando abbiamo fatto la veglia mariana, pochissime persone, tutti quanti, nessuno pensa che Ferragosto esiste perché Maria si è assunta in cielo, altrimenti non era un giorno festivo. Non esiste questo, il mondo c'è un altro cammino, c'è un'altra liturgia, c'è un altro modo di vedere e di fare. Quindi il mondo va in una direzione, sempre lontana e contraria da Cristo, e Cristo va in un'altra. Allora, oggi siamo qui, hanno ricevuto l'invito tantissime persone, siete voi con questo incontro, ci sono tanti che sono connessi con internet, che non possono venire direttamente, ma siamo su due mondi diversi. Noi vogliamo camminare verso Cristo, vogliamo che Cristo prenda possesso di questo mondo, delle anime, e chi invece gioca lo sfascio, rovina se stesso, la sua famiglia, gli altri, lo Stato, i popoli, c'è chi da cattolico si fa islamico e dice a tutti quegli altri che non sono degli islamici come lui, voi morirete tutti, vi ammazzeremo tutti, grazie. Così, allora anche questo cammino stiamo facendo, il cammino di Cristo, che è un cammino di luce, di sapienza infinita, di meraviglia, di stupore, di un cammino che è una crescita senza fine, non so, se uno sperimenta di se stesso la potenza dello Spirito Santo che ci porta in alto. Pensate a Maria che ha sperimentato che lo Spirito di Dio l'ha presa da dentro, l'ha trasformata, lei era già la sposa nel suo cuore, aveva sperimentato il miracolo nel suo corpo perché diventasse madre di Gesù Cristo, ma mai aveva sperimentato una potenza dello Spirito così grande da trasformarla, da prenderla dal tempo e buttarla nell'eternità, da toglierla dei limiti e metterla nel mondo dell'infinito, da toglierla dalla terra dei peccatori e portarla nel paradiso dei santi. Che trasformazione! Assunta in cielo, trasformata con un lavoro, un miracolo infinito da parte dello Spirito Santo, magnifico, bellissimo, che pienezza di vita ha sperimentato Maria nell'assunzione al cielo. È quella che per lei è per noi. Dio vuole fare questo ciascuno di noi. Qui dobbiamo smettere di aver paura della morte, perché così ci frega il diavolo, ci buggera sempre. Il diavolo tiene schiava le persone attraverso la paura della morte. Dio invece ci dice che, questa è la fede, ma la fede in che cosa? Dio ci ama, esiste. Lui ha preparato per noi questo futuro, quello che c'è ora Maria. Questa trasformazione profonda, bellissima. Questo corpo qui ci serve per pochi anni di vita terrena, per stare in salute, se no invece di essere degli altri siamo d'impiccio e gli altri devono essere al nostro servizio. Ma serve poco. Noi bisogna un corpo che è nato per vivere per sempre, dotato di vita eterna. Questo è per noi, questo è il futuro, dobbiamo avere questo corpo. La vita, se non è eterna, non è vita. Vivere significa vivere per sempre, punto e basta. Una vita interrotta dalla morte, che vita è? Non è la vita questa. Noi abbiamo bisogno di una vita che vive per sempre. Allora, questo è il nostro futuro, Dio ci porta a questo. Sta lavorando per noi perché possiamo arrivare a questo. E dove Dio lavora di martello, scalpello, martello pneumatico a volte, come si fa nelle cave per riuscire a togliere le parti, quelle mine, quelle bombe, per buttare via la robaccia che non serve e poi si va a prendere la pietra pareggiata. Dio sta facendo così nelle nostre anime, perché vuole farci diventare persone che veramente credono, persone che veramente amano, persone che veramente sperano. L'amore, la fede e la speranza vanno esercitate nella verità. Quando è vero questo? Oggi vediamo che la menzione del mondo è quello di fare le cose ad arbitrio nostro e non secondo una verità che ci supera. Ecco, la teoria del genere, che tu non sei quello che ti ha fatto Dio per natura. Te lo scegli tu, se sei essere maschio, se essere femmina, puoi cambiare, avere una certa età, una maturità per scegliere bene questa cosa. Questo significa un desiderio di onnipotenza che non ci appartiene. Noi viviamo già in un genere che è stato determinato dal Signore.
Non possiamo per volontà umana, per legge, per volere di popolo cambiare questa cosa. È una menzogna, andiamo in ribellione contro di Dio e poi la paghiamo. Se noi roviniamo la natura ha le sue leggi, non dipendono da noi. Se noi vogliamo far diventare la natura sottoposta alle nostre leggi economiche, la sfasciamo, poi ne paghiamo le conseguenze. Vediamo le prossime estate come saranno. Finiamo bruciati, se sempre più calde sono. Se vi ricordate da piccolini, abbiamo avuto sempre una lenta e costante crescita verso un calore insopportabile, che sarà in futuro. Se non mettiamo a posto queste cose, se si fa in tempo a mettere a posto. E così dice l'amore, dice basta che una cosa è amore e una cosa, quindi ogni unione è buona. Allora adesso vanno le unioni omosessuali, tra poco vedremo che con unioni matrimoniali tra uomo e le bestie, perché se c'è amore, anzi l'amore delle bestie è più grande di quello dell'uomo, almeno è fedele, quello dell'uomo no, allora è migliore loro sono, di noi persone. E allora faremo così. Poi l'amore dei pedofili, perché non sarà una cosa giusta? Il pedofilo è convinto del bene al bambino, manifesta la sua sessualità nei confronti di persone, quello lui è convinto di fare bene così. Allora se l'amore, basta l'amore per giustificare che è una cosa giusta, sarà giustificato pure questo. E in futuro, ma quante porcherie passeranno perché si nega la verità di Dio? Ecco, noi stiamo a fare un cammino in cui impariamo a vivere la fede vera, l'amore vero, la speranza vera. Acquisiamo una sapienza che viene da Dio, non la sapienza del mondo, perché è quella giusta, perché lui fa tutte le cose, è lui che sta dentro ogni realtà. E allora, per questo incontro stasera, questo è una cosa, è approfondire questa cosa qui, dice, noi viviamo, per quelli che, scusate, chi è qui per la prima volta? Potete alzare il braccio? Per la prima volta. Noi facciamo questi incontri ormai sono oltre quasi 13-14 anni. Guardate il fatto di diventare credenti nel Signore, che Dio è una scoperta continua, non conosce nessuno Dio come è fatto. Da piccolo pensavo che Dio, siccome mi ha insegnato un catechismo basato sui 10 comandamenti, che sgarravo, Dio mi puniva. E pensavo che Dio è così, come uno che punisce, quasi come un carabiniere pronto ad arrestarti quando sbagli. E quindi un rapporto di paura con Dio. Poi quello che uno impara fin da piccolo rimane per sempre. Ma conoscere Dio in un altro modo è difficile per uno che è stato abituato male. Ma Dio non è questo. È imparare chi è veramente Dio. Noi abbiamo pensato nei confronti delle malattie, che Dio sia uno che ti dà la forza, nel migliore dei casi ti dà la forza per portare alla malattia. Quante persone dicono, Dio, Signore, basta che mi dai la forza di andare avanti. Diciamo questo. Chi è che pensa che Dio sia un Dio di guarigione? Io sono colui che guarisce. Questo l'ha detto Dio molto prima che venisse Gesù nel mondo. Ai tempi dell'Esodo, 1400 anni prima di Cristo, ai tempi di Mosè. Io sono il Signore che ti guarisce. Beh, Gesù Cristo era come persona mandata da Dio nel mondo, una sorgente di guarigione fisica così grande che bastava toccarlo per essere guariti. La gente si era accorta che risorto usciva una forza che guariva tutti. E chi è che sa questa cosa qua? Chi è che conosce Gesù Cristo in questo modo? Nessuno, ma mancano i preti. Se noi sacerdoti spieghiamo alla gente la parabola, il miracolo di una guarigione del lebbroso, dei ciechi, diciamo che ecco, queste cose Gesù ha fatte per far capire che lui ci guarisce dalla lebbra del peccato, dalla cecità che il peccato ci porta. Certo, Gesù guarisce queste che sono peggio di quelle fisiche. Se guarisce quelle cose che sono peggio di quelle fisiche, accidenti, se non guarisce anche quelle fisiche. Allora ecco, per noi si è fatto un contraltare tra la scienza, la medicina e Gesù Cristo, come se fossero due cose, due binari che vanno ognuno per conto proprio. Ma la scienza guarisce se è radicata da Dio. È sempre lui la fonte di guarigione, sia attraverso la via naturale che quella soprannaturale. E quando quella naturale fallisce, non è vero che sono fedele speranze, cioè quella soprannaturale.
che è sempre pronta per tutti e non per pochi eletti e non per pochi santi. Così abbiamo visto nei Vangeli volumi di miracoli a noi totalmente sconosciuti. Quando succede un miracolo a Lourdes, oppure qualcuno che ti pare Pio, uno ogni tanto, e poi quanta difficoltà di essere creduta. Mi ricordo, roba ti viene a prendere persone sbelli, quando fece testimonianza porta a porta di pochi anni fa una signora malata di SLA a Lourdes. Allora c'era una certa corrente politica, che atea, dice che per lei non era un miracolo quello, era una cosa che le successe perché la medicina adesso non sa spiegare, passerà qualche decina d'anni, la medicina saprà spiegare quello che fece quella signora, ma non è un intervento. Quella signora lì, cioè, il padre è malato di SLA, è morto, e lei non ha mai pregato perché che padre guarisse, e ha fondato un'associazione per i malati di SLA, per aiutare i malati di SLA. Ecco, però solo umana, senza Dio. Ma come, pure di fronte a una persona che ti testimonia, che ti guarigia per un intervento divino, fatto in risposta a una preghiera, uno è capace di negare un miracolo? Questo significa mettersi la mano sopra gli occhi per non voler vedere la verità, perché non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, non c'è peggior muto di chi non vuol parlare. Questa è la vita del mondo di oggi. Per cui manco i miracoli riescono a convertire le persone se uno ha questo atteggiamento. Allora vediamo come Dio ci vuole portare a una conoscenza di Lui molto più ampia, molto diversa da quella che noi possediamo oggi. Che Dio è amore, ma chi ha scoperto questa realtà? E sbatte contro una tremenda incredulità che portiamo dentro tutti quanti noi, incarnata così, in maniera così profonda, in così radicale, che è veramente peccato originale, che sorpassa la nostra vita, va nella notte dei tempi, ai primi uomini, per cui noi ci lasciamo impastati in una incredulità, in una durezza di cuore, in una incapacità di sperare in Dio, che è una cosa tremenda. E ancora una conversione profonda a questa. E Dio ci lascerà cascare 200 volte nei peccati per usarci misericordia, perché ci vuole far sperimentare che Lui ci ama davvero, così come siamo e sempre. Vi faccio una domanda: Gesù Cristo era arrabbiato con Giuda quando l'ha tradito, quando andò a venderlo per 30 denari d'argento al Tempio, quando ha guidato una truppa di soldati armati di bastoni e spade per arrestare Gesù Cristo? Se voi fossi l'apostolo di Gesù Cristo, quando è arrivato Giuda con quelle persone, oh Gesù, caro maestro, e gli dà in bacio, dice, ma tu mi tradisci con un bacio e fai finta di essere il discepolo caro che mi ami e mi consegna questa, abbiamo dato uno schiaffo che gli ha beligerato la testa 3 volte per la forza che gli aveva messa. Ipocrita, falsone, delinquente, dopo tutto quello che ti ho fatto, dopo tutti i miracoli che hai visto, dopo tutte le prediche che hai sentito, così ti comporti? Giuda, amico mio, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. E qui è il cuore di Giovito trafitto che parla. Ma lui sempre lo ama. L'errore di Giuda, più grave di quello di aver tradito Gesù Cristo, quello che lo rende figlio della perdizione, è quello di essersi suicidato dopo aver tradito Gesù Cristo. Perché se lui invece di essere suicidato si fosse pentito di aver fatto questo errore, se fosse andato sotto la croce dove stava contando il sangue, dire Gesù Cristo, perdonami, ho fatto un macello, non ho capito nulla, ho fatto un disastro della vita, in lacrime, veramente pentito, Gesù Cristo avrebbe strappato le braccia dai chiodi della croce per abbracciarlo e dire Giuda io ti perdono e ti salvo dall'inferno. Questa è la mia missione nel mondo, salvare le anime da Satana. E lui si salvava, non era più figlio della perdizione. Lo sbaglio di Giuda è stato, questo è l'inganno del maligno, quando uno sbaglia che si erige a giudice di se stesso. Questa è la menzogna, giudice di se stesso, per cui dice ho fatto questo errore, non merito più di vivere. L'errore è troppo grande e uno si ammazza, come quello lì che è stato lasciato dalla moglie perché il marito è violento, si è messo con un altro, allora il marito dopo 2 anni una sera si ubriaca
e ritorna dalla moglie, lo trova con quest'altro uomo, ammazza quello, ammazza questo. Quando vede la moglie che lui diceva di amare, ammazzata da lui stesso, che ha fatto? Io ho ammazzato la persona che amavo. E che altra di persona sono? Non merito più di vivere, si è ammazzato pure lui. Questa è una cosa. Disastro, morte totale. Questa è l'opera del demonio, vuole questo, che tutti siano uccisi, tutti siano distrutti. Poi quando uno si ammazza il corpo, ma l'anima non muore quando muore il corpo. Allora uno esce dal corpo con l'anima, vede il suo cadavere lì, e che ho fatto? Mi sono ammazzato ma sono vivo. Buggerato, ma allora non è vero che quando uno muore, col corpo muore, vive ancora. Ma ha fregato pure qua, di là e di qua, dappertutto. L'inganno tremendo dello spirito del male, perché mette delle cose. L'eutanasia è una fregatura. Dice uno, dice la buona morte. Io non accetto di vivere così malato, così sofferente, muoio dolcemente, mi addormento, non mi risveglio più, io ho finito questa vita da schifo. Non accetto. Allora uno che fa così muore dolcemente, si ritrova con il corpo morto e con l'anima che ha fatto questo peccato, gli ha sputato in faccia a Dio il dono della vita, anche se crocifissa non è accettata. Gesù Cristo crocifisso invece la sua vita l'ha accettata, crocifissa, e quando gli hanno dato l'aceto da bere come droga per farlo soffrire di meno, lui l'ha sputato via, non l'ha voluto, che deve mantenere se stesso fino in fondo. E allora dice, che ho fatto? E quando uno sta di là non può più rimediare, perché ormai la vita è finita, ormai i giorni sono tirati alla fine. Questa è una cosa bruttissima, l'inganno del maligno fino in fondo, perché abbiamo avuto una cattiva conoscenza, ci siamo ingannati dietro a cose che non sono vere, e il mondo corre dietro a queste cose qui. I capi della mafia che vogliono a qualsiasi prezzo diventare ricchi, per cui traffici illeciti, cose, perché pensano che quando uno è ricco, che quando uno è potere, sta bene. Poi si ritrovano così e si accorgono che i soldi, vabbè, puoi comprare questo, questo, puoi comprare il politico, puoi comprare l'amministratore, e poi uno dentro se stesso si sente insoddisfatto. Allora se uno si accorge che ha creduto in un valore, lo hai combattuto per raggiungere quell'obiettivo, anche in maniera sporca, facendo seminando sangue, quando hai raggiunto non era quello che ti serviva, non ti dà quello che ti aspettavi, che credevi che ti desse, un inganno, una menzogna. Il diavolo è bugiardo, spirito di menzogna, ti fa credere una cosa che non è quella, che non ti porta a quello di cui hai bisogno. Allora questa, noi dobbiamo avere una fede vera, credere in Dio così com'è, non come il nostro peccato ci fa vedere che Dio sia. Amare veramente, non coprire i nostri vizi con la parola amore, e quello non, amore non è. Guardate che Dio ad Abramo, perché Abramo amasse veramente suo figlio, gli ha detto sacrificamelo, così mi dimostri che tu ami me e ami lui veramente. Se Abramo avesse fatto di suo figlio, dice no, io questo ormai ce l'ho, grazie che me l'hai dato, ma che soffesso che me l'ammazza, non esiste proprio, tutta la vita l'ho desiderato, non mi staccherò mai da lui, sarebbe diventato, disobbedendo a Dio, il suo idolo prima di Dio. Allora quel figlio, invece di essere un dono di Dio, diventava un dono di Dio per Abramo, diventava la rovina di Abramo, perché ha scambiato Dio vero con il figlio. Abramo è stato grande perché ha sacrificato il figlio, non l'ha fatto materialmente perché Dio l'ha fermato, ma Dio l'ha messo alla prova e l'ha trovato fedele a lui. E se non avesse fatto quella cosa, se si fosse ribellato, Abramo sarebbe diventato idolatra, scegliendo i figli prima di Dio, non avrebbe amato nel modo giusto, aveva amato un figlio in maniera idolatra, e il figlio non avrebbe ricevuto il messaggio giusto di amore da parte del padre, avrebbe ricevuto un amore falso, un amore egoistico, un amore maligno, non il vero amore. Dio ha purificato l'amore di Abramo, Dio purificherà il nostro amore perché sia vero per tutti, per il coniuge, per noi stessi, per i figli, per gli amici, per le persone, diciamo. Dio vorrà purificare il nostro amore fino a farlo diventare amore al nemico.
Perché finché ci saranno sulla terra delle persone che non amiamo, il nostro non è vero amore. Perché se uno ama, ama tutti. Se uno ha un cuore che ama, quel cuore sa solo amare. Non sa portare risentimento, non sa portare odio. Sa solo amare e basta. Se invece uno ha un cuore che una volta ama, una volta c'è risentimento, una volta c'è il desiderio di vendetta, una volta che è una persona che non ama. Non è vero amore quello che c'è dentro. Ha un cuore che non è fatto per amare. Nessuno credeva che Gesù Cristo avesse un cuore capace di amare. L'hanno messo alla prova, perché tutti sono convinti, erano convinti a quei tempi, lo sono ancora adesso, come per i soldi, no? Dice, tutti hanno un prezzo, dicono nei film, dice, il politico si corrompe, tutti hanno un prezzo, con i soldi si compra tutto. Allora dice, erano convinti che Gesù Cristo, mettendolo sotto sforzo, sotto stress, mettendolo in croce, facendolo soffrire, alla fine si sarebbe ribellato a Dio, alla fine si sarebbe ribellato e avrebbe fatto del male alle persone che lo uccidevano. Quando lo mettono in croce, dice, ecco, mo vediamo se tu sei capace di scendere la croce, hai salvato gli altri, hai fatto tanti miracoli, mo prova a salvare te stesso se sei capace, se ce la fai. Vediamo se sei veramente figlio di Dio. Se tu sei veramente figlio di Dio, che, come dici di essere, Dio ti salverà dalla croce e ti salverà. Se non lo fa è perché tu sei un peccatore come tutti. E meriti di venire in croce lì. Il centurione romano che vedeva questa disputa, che lui era di fuori di questa cosa, non capiva perché i giudei ce l'hanno contro Gesù Cristo. Perché che ha fatto questo? Ha ammazzato nessuno, ha fatto delle cose buone, perché ce l'hanno contro di lui? Non capiva questo. Gesù Cristo che moriva, pare perdonare loro perché non sanno quello che fanno, né quello che dicono, né quello che pensano. Perdonare. Ma come? Io ho visto tanti condannati a morte, maledicono le persone che li hanno ammazzati, che li hanno condannati, gli auguro il male dall'aldilà, ti verrò distrutto. E questo per la perdonati. Ma quel branco di delinquenti, guarda che poveri, guarda che si stanno a godere che quello muore e quello li perdona. Ma hai visto una cosa del genere? Chi è capace di amare così? Veramente questo uomo è figlio di Dio. Nessuno poteva amare in questo modo. Lui che era un politeista, credeva in altri dei, le scemenze degli antichi romani, di Giove, Saturno, dei martiri della guerra, vendere dell'amore, Bacco, del divertimento. Quello ha visto che Gesù Cristo è veramente figlio di Dio. Da come l'ha visto? Da come amava, da come ha amato i suoi nemici. Perché nessuno può ammazzare chi l'ammazza. Guardate, noi abbiamo celebrato la festa di San Massimiliano Kolbe, il quale è stato elevato all'altare come sacerdote martire, perché lui, quando i tedeschi hanno fatto la punizione per i detenuti, perché uno era scappato, allora per quello che è scappato, 10 detenuti nel bunker della fame, a morire in questo bunker di fame e di sete, rappresaglia interna al campo di Auschwitz. E allora hanno chiappato un polacco, padre di 6 figli, e tu dentro. Allora va Massimiliano, dice, al tendere delle SS, scusi, dice, posso andare io al posto suo? Quello che mi frega, facci tu, basta, uno muore. Stupito di questa cosa. E che è andato dentro, ha salvato, è morto lui di fame e di sete, padre Massimiliano Maria Kolbe è morto per ultimo. Nel bunker della fame si sentivano, anche se sempre più lievi, ogni giorno i canti di lode che lui faceva fare ai detenuti, ai condannati a morte, e che lo davano a Dio perché adesso stavano prendendo del Signore. Quando, dopo tanto tempo, portavano via i cadaveri, la ragione mi sta ancora viva, dice, ma questo ancora non muore, gli hanno fatto un'iniezione di acido fenico, l'hanno ammazzato così, stroncato in questo modo, che potente di vita dentro quest'uomo. Ecco, lui ha dato la vita per salvare un papà di 6 figli. Qualcuno qui dentro farebbe una cosa del genere? Un amore eroico. Quando si tratta del perdere la vita, è un amore martire, che significa amare dando la vita. Salvo d'acquisto ha fatto lo stesso, si è fatto fucilare, anche se era innocente, facendo finta di essere quello che ha ammazzato il tedesco. Allora 10 civili si sono salvati per merito suo. Un martire amato,
Ma allora ha dato la vita per persone buone. Quello parla di famiglia, cioè sei figli. Quello ha dato la vita perché potesse un padre continuare ad aiutare i suoi sei figli. Gesù Cristo ha dato la vita per i nemici, per quei delinquenti che lo stavano crocifiggendo, per quelli che godevano con la gioia satanica che lui stava crepando sulla croce in mezzo a varie sofferenze. Per loro ha dato la vita. Gesù ha amato i suoi nemici. E il cristianesimo è: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, dite bene di quelli che vi dicono male, bene dite di quelli che vi male dicono, pregate per i vostri persecutori. Questo è cristianesimo. Se noi non giungiamo a questo amore, non siamo cristiani. Questo è l'amore. Qualcuno dentro ama i suoi nemici. Chi è arrivato a fare questo è cristiano, chi non c'è arrivato non lo è. Sta in cammino forse per diventarci, ma ancora non lo è. La speranza che Dio vuole che ci sia in noi è una speranza al di là della morte. Una speranza che dura quando tutte le speranze umane sono finite. Questo vuole il Signore. Abramo sperò con ogni speranza. La moglie sua sterile. La moglie sua, passato gli anni della fecondità, per doppio motivo non poteva avere figli. Però Dio gli ha promesso che dal grembo sterile di Sara sarebbe nato un figlio. Poteva dire, come ha detto Zaccaria, impossibile, è vecchia, impossibile, è sterile. Abramo ha creduto e ha sperimentato che Dio non è bugiardo. È nato dal grembo sterile e vecchio di Sara, Isacco. E dice San Paolo: Abramo ha sperato contro ogni speranza. La speranza cristiana è questa. Quando Dio dice una cosa, quando Dio promette una cosa, anche se umanamente non si può realizzare, siccome quello che dice Dio è detto da Dio e non da un uomo, bisogna crederci lo stesso. E uno spera in quello. Per questo ho detto mille volte che se anche il migliore professore di questo mondo dice a un malato terminale di tumore che la sua vita è segnata, non può andare avanti più di un certo limite, un mese, tre mesi, un anno, quello che sia, solo Dio, non il professore, solo Dio, non il tumore, solo Dio, non il padre del tumore che è lo spirito del male, solo Dio decide quando quella persona torna a lui. E Dio può dire benissimo, causa la preghiera del malato, dice: tu mi preghi che vuoi vivere ancora, che vuoi fare ancora cose buone su questo mondo, benissimo, ti do altri 15 anni di vita. Detto questo perché questo è stato il caso di Ezechia e di Israele, che era malato di una malattia incurabile. Dio lo ha esaudito perché il re ha pianto, ha pregato, Isaia profeta ha pregato per lui, non c'è scritto sulla Bibbia, ma era matematico che facesse così perché Isaia voleva bene Ezechia, e Dio l'ha concesso 15 anni di vita. Doveva morire, è guarito. Questo è successo. Comanda Dio, non comanda il tumore. Comanda Dio, non comanda il diavolo. Lui è il più grande, Dio. Allora, che noi abbiamo una fede che crede anche nell'incredibile, che noi abbiamo una speranza che va al di là dei limiti umani, delle speranze che cadono umanamente, che noi abbiamo un amore anche per le persone che nessuno riesce ad amare. Questo è quello che Dio vuole che viviamo. Questo è il punto dove Dio vuole che arriviamo. Che meraviglia questa cosa. La nostra vita diventa potente nello Spirito Santo, perché la potenza dello Spirito Santo non significa nel fare l'apparizione, la potenza dello Spirito Santo è nel portare noi, cadaveri incapaci di amare, credere e sperare, a persone piene di questa potenza di amore, piene di una fede fervida nel Signore, piene di speranza incrollabile. Questa è la potenza di Dio, questo è il miracolo di Dio su di noi. Quante cose sono da scoprire. La lettura prima di questa messa dice che la sapienza chiama le persone a nutrirsi di essa, la sapienza di Dio. Guardate, noi siamo fatti così,
sapienza umana o sapienza di Dio. Per esempio, se uno vuole avere, che fa in questo mondo? Quali sono le regole per avere? Le regole per avere significa ricevere il più possibile e dare il meno possibile. Così, ricevi 100, dai 10 ti rimane 90. Ricevi 1000, dai 100 ti rimane 900. E allora uno accumula. Ma non si accumula se tu dai tutto quanto, no? Allora, che cosa succede? La sapienza di questo mondo ti dà le regole per diventare più ricco. Per esempio in economia, bisogna comprare a prezzo più basso, vendere a prezzo più alto. Come si chiama questa economia? Si chiama speculazione. Questa è la speculazione, comprare basso e vendere alto. E così fai i soldi. E così chi ti vende piange, chi ti compra piange e tu ridi. Questa è la cosa. Non è un prezzo giusto. Speculazione significa comprare a prezzo più basso, vendere a prezzo più alto. Significa essere pagato prima possibile, pagare più tardi possibile. 30 giorni, 90, 120, più tardi possibile. E intanto c'è i soldi e ci fai quello che ti pare. Così le regole per diventare ricchi sono queste. Allora, uno che vive con queste regole ha un certo stile di vita. Allora, l'avaro è la persona che fa così, non spende niente, perché se spende come fa può diventare ricco. Però quando uno per anni, da giovane, si abitua a fare così, alla fine non spende più mai. Arriva che si muore, non ha mai speso e non spende più, perché ormai tutta la sua vita è stata una vita all'insegna del risparmio. E così succede che l'avaro diventa il primo che paga il prezzo della sua avarizia. E nasce quel detto che dice che l'avaro vive povero e muore ricco. È ricco ma vive da povero, perché i soldi non li spende, vive da povero. Quando muore, viene a galla tutto quello che c'ha, vengono fuori i parenti da tutte le parti d'Italia, gente che non si è mai vista, tutti gli avvoltoi per chi ha passato i soldi, chi c'è morto finalmente, così chiappiamo i soldi. Questi, cioè, vive povero e muore ricco. Allora il diavolo l'ha ingannato, l'ha fatto venire, cioè, se fosse stato povero, almeno era povero perché era povero. No, lui era povero con i soldi da parte, povero volontario. Vive povero e muore ricco. Questo è il criterio del mondo per fare i soldi. Il criterio di Dio, perché il mondo non tiene in conto che c'è Dio, devi fare da solo. Il criterio di Dio è un altro. Il criterio di Dio è che a chi dà, chi dona riceve, chi non dona no. Date e vi sarà dato, una misura buona, scossa, pigiata, traboccante vi sarà versata in grembo, perché con la misura con cui misurate agli altri sarà misurata a voi. Gesù Cristo dice questo, dare. Uno ti costringe a fare un miglio e tu fanne con lui due. Uno ti porta in tribunale per togliere tutti i tuoi denti, mantello. E hai tutto. Dai. Quando Dio vede che tu dai, dice, ah, accidenti, io l'ho creato a mia immagine e somiglianza, io sono Dio d'amore, io do. E lui sta facendo quello che faccio io. È veramente mia immagine e somiglianza. Lo benedico. A quella persona le cose gli vanno bene. Riceve. Da chi? Da Dio. Il quale col segno dei venti soprannaturali, cosa che l'uomo che non crede in Dio mai te dà in conto, benefica la persona che dà. Per cui quello che dà non gli va mai male. Perché Dio lo salva, magari all'ultimo minuto, lo salva sempre. Ma se uno non ha fede non può fare questo. Perché se non hai fede, ragioni col criterio del mondo, racimoli, fai risparmi, non ragioni col criterio di Dio. Se il mondo continua a ragionare col suo criterio, ci saranno sempre di più, guardate in Italia cosa sta succedendo adesso, si sta sgridolando e distruggendo il ceto medio, che era la maggior parte della popolazione, e si sta diventando come era prima la Russia. Nel 93 sono stato, tempi dei bambini di Chernobyl, in Bielorussia, per cercare di fare qualcosa di buono, e non gli sono riuscito neanche andandoci personalmente, per i bambini colpiti dalle radiazioni della centrale nucleare esplosa.
Quando sono andato lì, dice, com'era il tenore di vita delle persone? Questo l'ho visto con gli occhi miei. 3% delle persone miliardarie, 97% delle persone povere. Io abitavo a casa di un interprete che era insegnante di lingue straniere nella scuola, quindi laureata. Il marito era laureato in ingegneria meccanica e lavorava presso una ceramica, una ditta che faceva i mattoni, una casa fornace nostra. Due laureati, due stipendi statali, doveva stare. C'aveva una macchina che il vetro bisognava alzarlo con la manovella e con la mano stenderlo su, perché sennò non arrivava a chiudere col freddo che ci stava in Russia con la neve. Poveri, poveri. La loro casa non era a metà di questa stanza e ci stava tutto quanto lì dentro. Poveri. 97% di persone che non avevano necessario per vivere. 3% chi sono? Tutti i governativi, tutti i politici, tutti i capi militari, tutti i capoccia dello Stato, tutti miliardari. Miliardari, stavamo benissimo. La gente faceva la fila alla pompa di benzina 6-7 ore per prendere un pochetto di benzina per la macchina. Loro c'erano la pompa a parte con la benzina sempre pronta per andare in giro. Così funzionava. Allora 97 di persone, il ceto medio non esiste, esistono i miliardari, i governativi e tutti poveri. Quindi l'Italia sta andando in questa direzione. Perché? Perché funziona la logica del mondo, non quella di Dio. Non quella di Dio. Nessuno tiene in conto Dio. I nostri governanti nel fare leggi non tengono in conto Dio. Forse quell'altro sì, ma Dio no. E non hanno paura del giudizio, del giorno in cui erano davanti a lui faccia a faccia. Chi ha voluto, pensate una cosa, chi ha voluto in Italia l'aborto. Negli stati del mondo dove esiste questa legge dell'aborto, hanno fatto morire legalmente, secondo la legge civile, ma non secondo la legge di Dio, un quantitativo di bambini di molto superiore a quello che ha fatto morire Hitler con la Seconda Guerra Mondiale. Non di bambini, di persone. La Seconda Guerra Mondiale ha fatto morire più di 40 milioni di persone, per carità, la Seconda Guerra Mondiale, Hitler, guai, Mussolini, guai, i giapponesi, la bomba atomica, Nagasaki, Hiroshima, tutte cose che tutti detestano, disprezzano. L'aborto ha fatto molto di più di 40 milioni di bambini uccisi legalmente nel mondo. Molto di più. Cioè, chi ha voluto questa legge e queste leggi nei vari stati, quando un giorno andrà davanti a Dio, troverà Hitler che sta meno peggio di loro. Perché Hitler ha ammazzato meno persone. Di meno. Questo succederà. Queste legislazioni devono scomparire nella nostra civiltà. È una vergogna che esistano ancora. E tante altre cose. Allora, il mondo pensa che per avere bisogna prendere, ricevere di più, dare di più. I cristiani pensano che per avere bisogna dare. Così. L'opposto. Uno che pensa che per avere bisogna prendere, quando dice, vede uno che dà, dice, ma quello è scemo. Quando diventa ricco quello? Da sempre. Non ci diventerà mai. Quello è pazzo. Chi non la pensa con la sapienza di Dio, giudica pazzo quello che pensa secondo la sapienza di Dio. E uno che pensa la sapienza di Dio si deve beccare questo giudizio negativo di tutti quelli che non credono come lui e andare avanti per la sua strada. Chiaro? Che questa è la verità, la cosa giusta. Chiedere, allora, noi per chiedere, abbiamo questa cosa che per chiedere bisogna supplicare. Quando vengono i barboni a chiedere le elemosine ai tossicodipendenti, cominciano ad andare le balle, le più che ti stracciano il cuore, che se tu non gli dai qualche cosa ti senti un verme, perché quello lì c'ha la madre che sta morendo, ha bisogno subito di partire col treno per andare a trovarlo. Dice, tu non gli dai soldi, che fai? Sei colpevole che quello non riesce a vedere la madre prima che muoia, e tutte queste cose qua.
chiedere, umiliarsi, è una richiesta straziante per poter ottenere quello che uno chiede. In campo cristiano non si chiede così. In campo cristiano si chiede ringraziando, non supplicando, ringraziando. Gesù Cristo come ha chiesto al Padre la risurrezione di Lazzaro? Vi ricordate? Ti ringrazio Padre perché mi hai esaudito. Lazzaro vieni fuori e Lazzaro risuscita. Miracolo potentissimo. In cielo gli angeli e i santi non chiedono a Dio mettendo dai Signore fammi questa grazia, non strappano una grazia a Dio, non ringraziano. Lode a te, oh Signore, che hai salvato questa persona. Lode a te, oh Signore, perché la lode è la cosa che fa bella la richiesta. Perché sia che tu ti fidi di Dio, che credi nel suo amore, e lo ringrazi, che quello che chiede una cosa buona viene dallo Spirito Santo, non ti può dire di no a Dio. Lo ringrazi, Signore, ti benedico che hai fatto questo miracolo meraviglioso. Ma ha incontrato un malato di tumore che dice ti ringrazio Signore perché mi guarirai. Non esiste. Nessuno si fida di Dio in questo modo. Nessuno ci è arrivato. Allora, nel mondo si chiede supplicando. In Dio si chiede lodando, ringraziando, benedicendo Dio. Ma questa è sapienza di Dio, non è sapienza del mondo. Qualcuno possiede questa sapienza? E quante altre cose? Allora, il cammino di fede... Dio ci rivela queste cose qui e queste sono cose operative che ti fanno affrontare il mondo, le persone, le situazioni con un altro spirito, con un altro metodo, con la potenza dello Spirito Santo e non con i compromessi, non con gli impicci, non con gli imbrogli, con la forza di Dio. E Dio è vincitore su tutto, Cristo è risorto dai morti. Allora noi qui stasera pregheremo, basta se no le chiacchiere sono troppe, pregheremo con la forza dello Spirito Santo per ottenere da Dio, per essere vincenti sui nostri guai, per correggerci, per diventare persone che imparano a credere, e a credere veramente, ad amare, e amare come vuole Dio, nella verità, ad avere speranza, anche là dove umanamente non ce n'è nessuna, perché Dio può tutto. Può tutto. Qui stasera Dio può tutto. Qui non c'è una persona che entra dentro che abbia un problema così grave che Dio non può risolvere. Te non lo può risolvere, noi non lo possiamo risolvere, Dio lo può risolvere, perché lui può tutto. E lo chiediamo in piedi.
presenza in mezzo a noi. Grazie Signore Gesù per il tuo amore infinito. Grazie Signore Gesù perché tu ci ami tutti. Tu ci hai voluto qui questa sera perché ancora vuoi compiere meraviglie, prodigi e miracoli come 2000 anni fa. Grazie Signore Gesù perché tu puoi tutto, a te nulla è impossibile. Grazie per tutto quello che farai per noi questa sera. Lode e gloria a te. Grazie. Siamo in conflitto con te, viviamo la nostra vita su un alto binario, viviamo una vita deragliata,
non accettiamo, siamo cascati nell'inganno di puntare il dito contro di te e di accusarti di essere tu la causa dei nostri guai, perché non ci hai protetto, non ci hai difeso, non hai fatto come aspettavamo noi che facessi. Ma chi ti può insegnare ad essere padre? Chi ti può insegnare a comandare il mondo, la vita delle persone? Tu che esisti dall'eternità, tu che sei così più grande di noi, che tutto l'universo intero non riesce a contenerti, ed essere soltanto una tua piccola opera, per quanto tu sei più grande. Tu ci chiami, Signore, a dirti veramente di sì, e a saperlo dire, e questo ci costa di più, quando noi non capiamo perché le cose sono andate in quel modo, quando a noi non ci piace che le cose vadano così. Quello, Signore, è il momento di dirti di sì, più che mai. Sì, sì, sì. Gesù, 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 dico sì, 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 mio Dio, un santo. L'antica spiritualità cristiana considerava il corpo nemico dell'anima e bersagliava il corpo con penitenza, eccetera, sperando di avere da questo una santificazione interiore. Ma San Paolo dice che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, la casa dove lo Spirito Santo abita, e va usato bene, bene. Se noi a casa trovassimo che qualcuno ha rovesciato il latte per terra e va in cucina la bottiglia d'olio altrettanto, e poi il bagno c'è più la roba di robaccia di fuori che dentro la tazza, con la puzza da far schifo, che casa sarebbe? E siamo soddisfatti della casa soltanto quando è pulita, profumata, splendente. Allora ti dà gusto starci dentro. Lo Spirito Santo dentro di noi cosa trova? Quale casa trova?
Tempio dello Spirito Santo. Signore, ti preghiamo, fai di noi un santuario, la casa dello Spirito Santo, il luogo dove lui può dimorare liberamente, perché amato, adorato, e con una casa pulita. Spirito del Signore Gesù, vieni nella tua casa, vieni nel tuo tempio, una casa fatta di lodi. Lode a te, Signore. Lode, lode, onore a te, Signore. Qualunque sia la nostra situazione, qualsiasi sia il momento della nostra vita, qualsiasi prova o prato verde stiamo attraversando, lode a te, Signore. Lode, gloria a te, Signore. Giobbe, che era un uomo benestante, sperimentò, quando Dio permise al diavolo di metterlo alla prova, il disastro umano della sua storia. Diventò da ricco a pezzente, da padre fortunato di figli, uno più bravo dell'altro, ad orfano di figli, con una moglie che lo attaccava invece di difenderlo, di aiutarlo a passare il momento di crisi. Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Lui ha imparato a fare così. Questa è stata la sua santificazione. E anche quando è passato un momento umano che ti si è chiesto perché io non ho fatto niente di male, perché questa disgrazia, perché, poi l'ha superata questa prova con l'intervento di Dio, è tornato a benedire il Signore, e Dio l'ha benedetto più di prima, in figli, in ricchezze, e lui è morto e ha lasciato questo mondo vecchio e sazio di giorni. Ecco, Signore, tu vuoi che impariamo a fare come Giobbe, a benedirti sempre, quando dai e quando togli. E noi lo pretendiamo di fare, Signore, in questo momento e con questo canto, il numero... Signore, io ti benedirò, benedirò.
Signore, ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore, per sempre io ti benedirò. Se mi toglierai, sempre niente ho, e ti benedirò, ti benedirò, mio Signore, ti benedirò, ti benedirò, mio Signore, per sempre io ti benedirò, io, mio Signore, ti benedirò. Sempre io ti benedirò. Non mi darai, o se mi toglierai, e sempre canterò e ti benedirò. Quando mi darai, o se mi toglierai, sempre canterò. Ti benedirò, mio Signore, ti benedirò, ti benedirò, mio Signore, per sempre io ti benedirò, ti benedirò, mio Signore, ti benedirò. Sempre io ti benedirò, mio Signore, ti benedirò, ti benedirò, mio Signore, per sempre io ti benedirò. Tarina del tañanina Vadima giltina yerega Yorena gel farina bajo Meto bagel kainina yontara
Pensate a un dialogo come avviene tra due amiche, tra marito e moglie, tra due fidanzati. Uno parla e quell'altro risponde, dice un'altra cosa, e che non gli riparla, e che gli risponde. Così, come quando si gioca a tennis, tira una palletta, poi quell'altra, ecco, la cosa va avanti. E il dialogo si magari diciamo, profondo. Da noi si dice che due fidanzati cominciarono a parlare quando faceva il pellegrinaggio a Loreto a piedi, e quando arrivano a Loreto a piedi ancora non avevano finito di dire le cose che si volevano dire. Così con Dio. La preghiera è un dialogo, non è né un monologo da parte nostra che diciamo, fino a quando abbiamo completato il numero di preghiere che ci eravamo prefissati di dire, e non è manco un monologo da parte di Dio, il quale parla e ha delle macchinette che fanno soltanto sì con la testa per obbedire senza avere una loro parte in questo dialogo. Il dialogo è per natura fatto da due persone, anche se una è tanto grande e l'altra tanto piccola, è sempre un dialogo. Quando noi ci parliamo con i bambini piccoli, anche se sappiamo che dobbiamo entrare in quel cervellino semplice, in quel mondo emotivo, in quella persona che ancora ha fatto pochissime esperienze di vita, per cui, ma lo facciamo, noi ci facciamo piccoli pur di parlare con il bambino piccolo. Anche quando il bambino non sa parlare, cerchiamo lo stesso il dialogo col bambino che non sa parlare. Così fa Dio con noi. Cerca il dialogo con noi. Vuole entrare in relazione con noi. Lui non fa un monologo e neanche noi dobbiamo fare un monologo. Un dialogo. Parliamo insieme. E l'amore è la materia che si scambia in questo dialogo. Lui ci ama col suo amore divino e noi lo amiamo con l'amore divino, non solo umano, perché quell'amore che lui ci dona è lo Spirito Santo, e questo e solo questo è capace di amare Dio come si merita e come è degno di essere amato, con lo Spirito Santo che abita in noi. Alleluia. Lode al Signore. Gloria. Dio è grande, Dio è meraviglioso, Dio è più bello di quello che noi pensiamo che sia o che abbiamo scoperto che sia. Dio è Dio, è l'Altissimo, è l'Onnipotente, è l'amore fatto carne, la misericordia, gloria, onore, potenza, lode, benedizione, meriti tuo Signore. Amen. Lode a te. Parte di me, meraviglioso.
ognuno di noi, su me, oh Signore Gesù. Io ti ringrazio perché ti ho incontrato e la mia vita è cambiata, Signore Gesù. Io ti prego per tutti i giovani, Signore, fa che davvero ti possano incontrare, fa che possano capire quanto è bello stare con te. Grazie Gesù, lode a te, perché tu solo sei la vera gioia, la vera pace. Grazie Gesù, grazie Signore, grazie Gesù, lode a te, Signore Gesù, che possano lodarti, benedirti per il dono della vita, che a volte questi giovani la vita la disprezzano. Lode a te, Gesù, lode, gloria a te, Signore, grazie Signore Gesù. Possiamo credere veramente che tu sei il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro tutto, perché tu puoi tutto, a te nulla è impossibile. Se tu vuoi, se tu vuoi, puoi guarirci, puoi salvarci, puoi perdonarci. Grazie Signore. Grazie. Il Salmo 21, Signore, dice che tu sei il Dio che abita nelle loge del suo popolo. Signore, questa realtà si sta verificando. Tu abiti nelle loge del tuo popolo, ti benediciamo, Signore. Lode e gloria a te. Lode a te, oh Signore. Lode, lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, oh Signore. Lode a te. Davvero Gesù, cosa chiederti ancora?
perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno. Bontà e fedeltà non ti abbandonano, legale intorno al tuo collo, servile sulla tavola del tuo cuore e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e agli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. Grazie, Signore Gesù, perché ci dici di confidare solo in te e di non dimenticare i tuoi insegnamenti. Lode a te, oh Signore. Grazie, oh Signore Gesù. Grazie, oh Signore, perché noi confidiamo in te. Lode a te, oh Signore Gesù. E grazie, oh Signore, per tutto quello che tu hai già fatto per ognuno di noi. Tu hai letto nei nostri cuori, tu hai visto le nostre richieste, quello di cui noi abbiamo bisogno. Lode a te, oh Gesù, perché tu già lo so che farai grandi cose. Noi confidiamo in te, lode a te, oh Gesù, lode, gloria a te, Santo. Lode, gloria a te, Santo. Benedetto sei tu, grazie, gloria a te, gloria a te, gloria a te, grazie, Signore, perché tu sei un Dio meraviglioso che ami tutti i tuoi figli. Lode a te, Gesù, grazie, grazie, Signore. Spirito di Dio, tu sei la persona più nascosta, più umile della Trinità e quella con la quale purtroppo abbiamo un rapporto. Ti preghiamo invece e fonditi qui in mezzo a noi stasera. Facci sperimentare quello che nel cielo lega padre e figlio e li fa diventare una cosa sola, la Trinità. Vieni, Spirito di Dio, scendi su questo mondo, fa Pentecoste, Spirito del Signore, un attimo in silenzio, per favore. Un attimo in silenzio. Questa sera è qualcosa di particolare. Sono avvenute delle cose in precedenza che nessuno sa per questo incontro. Dio stasera farà delle grazie particolari. Lo sa lui che cosa? Quello che è in mente. Potrebbe che adesso ci voglia riempire del suo amore, immetterci in questo mare infinito. L'amore di Dio per noi ha un nome specifico, si chiama Spirito Santo. Attenzione, forse qualcuno non conosce lo Spirito di Dio così, com'è realmente. Il Signore ce lo vuole rivelare, anche se è un mistero, anche se ci supera. Ma qualche cosa dello Spirito di Dio, Dio ce lo rivela, ce lo fa sentire e vivere. Spirito di Dio, il mondo non ti conosce, cerca altre emozioni per sentirsi vivo e forte e vegeto e si inganna ancora una volta, ingannato dal bugiardo, perché la verità è che la vita viene dallo Spirito, è lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Spirito di Dio, qui c'è di più. Ti preghiamo, Spirito Santo, fa spazza via tutto quello che in questo momento ci impedisce di essere in pieno rapporto con te. Signore, ti preghiamo, apri il tuo cielo. Fa sperimentare a ciascuno il tuo spirito, fino ai più piccoli, fino a quel bambino lì, in braccio alla mamma,
tuo spirito, il tuo amore infinito. Vieni, Santo Spirito. Vieni, Santo Spirito. Attenzione, nessuna delle persone della Trinità agisce senza che le altre due collaborino. Padre, fondi in noi lo spirito d'amore, fa questo grande miracolo, che se soltanto questo avvenisse stasera per ciascuno di noi sarebbe già abbastanza, sarebbe veramente tanto. Padre, ti preghiamo che nessuno qui dentro si sente escluso dal tuo amore, perché tu effondi soprattutto su chi è bisognoso della tua misericordia il tuo spirito di amore. Padre, Amen.
siete stanchi e affaticati e io vi ristorerò. Quando abbiamo di fronte a noi dei mali che ci superano, perché non riusciamo a gestirli né direttamente né attraverso le cure, i migliori dottori, i migliori ospedali, e non parlo soltanto dei mali fisici ma anche i mali morali, le crisi familiari, situazioni difficili in campo economico, per non parlare di altro ancora. Cioè, quelli momenti in cui siamo chiamati ad alzarci nella fede, ad alzare gli occhi al cielo, perché Gesù si è glorificato in quella situazione, con la guarigione di quella malattia, con il risanamento di quella situazione morale, con quel matrimonio risuscitato, con quella situazione economica. Dio non ci vuole pezzenti. Ci vuole che non ci manchi nulla, il giusto per vivere, per tutti. La povertà l'ha creata l'uomo, la creano quelli che vogliono troppo e per avere troppo tolgono a quelli che hanno e li lasciano con troppo poco per vivere. Questa è la realtà di oggi. Signore, ti preghiamo, tu che attraverso di Maria ha detto che rovesci i potenti dei troni e innalzi gli umili, che ricolmi di bene gli affamati e rimandi ricchi a mani vuote. Ti preghiamo, intervieni su ogni situazione dove c'è necessità del tuo intervento. Chiediamo, Signore Gesù, in questo momento le tue opere. Noi siamo una Chiesa che prega. Dove sono due più uniti nel mio nome, sono in mezzo a loro. Tu sei qui, Signore, se anche non ci fosse l'Eucaristia che ci certifica materialmente la tua presenza, ci saresti lo stesso. E tu, Signore, ci ami, ci vuoi guarire, ci vuoi veramente togliere i nostri peccati che sono le malattie spirituali e ci fanno soffrire peggio di quelle malattie fisiche. Signore, ti preghiamo, in questo momento di preghiera, per tutti noi che siamo qui in questa sala, per quelle persone che sono connesse ad internet e pregano con noi, per i fratelli e le sorelle che stanno qui attraverso le intercessioni, le richieste di preghiera, le fotografie, ti preghiamo, Signore, dona guarigione. Tu hai detto, io sono colui che guarisce. Tu sei il Dio che apre la via laddove non ci sono più vie umane da seguire. Tu sei colui che ha saputo ribaltare la morte in vita con la resurrezione della notte del sabato santo. Tu sei colui che ha risuscitato Lazzaro 4 giorni dopo che è morto. Tu sei colui che ha aperto gli occhi al cieco sulla via di Gerico
all'altro cieco sulla piscina di Bezzetà, ai due ciechi. Tu sei colui che ha aperto le orecchie e ha sciolto la lingua del sordomuto. Tu sei colui che ha guarito il lebbroso scendendo dalla montagna dove hai fatto il discorso delle beatitudini. Oh Signore Gesù, tu sei questo, il Gesù che guarisce, che bastava toccare per essere guariti da ogni categoria di malattia. E noi, Signore, in fede ti tocchiamo, in spirito ti tocchiamo presente e riceviamo quella potente di guarigione che mette a posto ogni cosa, che è il tuo Santo Spirito. Signore Gesù, tu non ci hai poco fa con una parola di chiedere perché saremo esauditi. Lo facciamo, Signore, adesso con fede. Ecco, chiunque vuole ricevere una grazia dal Signore, qualsiasi essa sia, lo chieda. Se lo chiede ad alta voce, lo farà insieme a tutta l'assemblea. Che chiederemo per quella persona, per amore, che la sua richiesta diventi esaudita. Coraggio. Grazie.
Ci alziamo in piedi. Signore Gesù Cristo, per tutte le persone qui presenti, per chi è connesso ad internet, per le persone che sono qui attraverso le foto e le richieste di preghiera scritte, Signore, ti chiediamo la grazia della guarigione. Gesù, tu ci hai amato col tuo sangue sparso sulla croce. E lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia disse: per le tue piaghe noi siamo stati guariti, anima e corpo, non solo l'anima, anche il corpo. Signore Gesù, noi applichiamo queste tue piaghe a ogni malattia delle persone presenti e che stanno pregando con noi, per le quali preghiamo. Signore Gesù, ti chiediamo che in questo momento agisca la potenza della croce. Tu, Signore, ti sei fatto carico di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre malattie. Li hai presi sulla croce tu perché non stessero più addosso a noi. Hai fatto per misericordia questo, Signore, perché ci hai amati e ci ami. E sei andato dagli inferi, Signore, riportando al padrone e creatore degli ottimani della terra tutto quanto. Essere risorto dei morti, o Signore, vivo, sconfiggendo ogni male, per la tua morte in croce e resurrezione, Signore, che tutte le malattie delle persone qui presenti cadano via. Signore, risorgi glorioso in tutte le guarigioni di cui le persone hanno bisogno. Signore, per la potenza dello Spirito Santo che ti ha permesso di compiere quel grandissimo atto di amore, siano guariti tutti i malati qui presenti. Amen. Nel nome di Gesù, Signore del cielo, della terra e degli inferi, di fronte al quale si piega ogni ginocchio in cielo, in terra e negli inferi, non ci sia più nessuna malattia nei corpi delle persone qui presenti. Signore, rilascia la tua potenza spirituale, perché tu sei più grande, tu sei più potente di ogni malattia. Signore, rilascia la tua potenza spirituale. Niente si può opporre al tuo volere. Niente si può opporre al tuo amore, niente si può opporre alla tua forza di resurrezione e di vita e di salute. Tocca Gesù come facevi con il lebbroso, la parte malata dei nostri corpi, e guariscici.